noi abbiamo predisposto nell'ambito della prevenzione per la riduzione del rischio contagio da coronavirus una serie di misure. Noi innanzitutto, lo voglio chiarire perché c'è molta confusione su questo, ci atteniamo ai protocolli nazionali perché è un'emergenza nazionale. Dal momento che Napoli finora e anche altre zone del paese non hanno avuto casi, è molto importante anche mettere in campo delle azioni di ulteriore prevenzione. Quindi da qui a sabato sicuramente contiamo di programmare questa massiccia attività di igienizzazione e sanificazione. Domani mattina io deposito un provvedimento con cui indicheremo un'altra serie di misure alla città particolarmente importanti e significative. Abbiamo istituzionalizzato il tavolo ai massimi livelli locali presso il Comune di Napoli, perché ricordo ai miei concittadini, e voglio anche rassicurare da questo punto di vista, e stiamo facendo il massimo, e che il sindaco è responsabile come salute dei cittadini, quindi questo è il tavolo di massima operatività con tutte le strutture sanitarie locali per quello che è di nostra competenza, perché poi ci sono le competenze fondamentali in materia sanitaria che sono delle ASL, ovviamente le strutture sanitarie della Regione Campania, della Protezione Civile Nazionale, del Governo Nazionale, del Ministero della Salute. Quindi questo lo dico perché c'è molta confusione. Qualcuno può pensare che il sindaco che apre la terapia intensiva o mette le ambulanze, però noi faremo di tutto per fare in modo che chi ha responsabilità le metta in campo, perché i cittadini devono essere tutelati. Questo non è il momento delle polemiche, poi ci sarà il momento anche di fare le analisi delle cose che non sono state fatte o sono state fatte male, ma noi guardiamo, diciamo, in avanti. Quindi oggi depositeremo alcuni provvedimenti con cui si evidenzierà che fino a sabato le scuole sicuramente rimangono chiuse per questa effettività di misure straordinarie di pulizie, quindi non c'è da avere né paura né panico, anzi, è un modo per alzare ancora di più la sicurezza e la serenità nel nostro territorio.